già conoscevi dalle carte dei processi. Vi ricordo, dalla lettura del libro, il vostro primo incontro, la prima volta che tu andasti a casa di Saffioti. Quello che ti colpì furono il filo spinato, i tanti militari, una situazione simile a una casa in un paese in guerra. Nel libro tu racconti la persona che sta dietro al testimone di giustizia e io ti chiedo quale speranza affidi a questo testo. Intanto buonasera e grazie per l'invito. Io ho conosciuto Saffioti ormai un po' di anni fa, in occasione di un'intervista. All'epoca io facevo da consulente a un programma della Sette e Alessandro Sortino voleva intervistarlo e sono andato in quell'occasione andando per la prima volta a casa sua. E restai molto impressionato, nonostante io sia un calabrese, quindi insomma bene o male due cose le ho già viste più o meno in Calabria, della vita blindata che faceva già dopo ancora dopo tanti anni Gaetano. Io una condizione del genere l'avevo vista soltanto andando una volta a casa di Nicola Gratteri. La sensazione che avevo visto, ma Gratteri è, come dire, un magistrato impegnato, insomma, lui no, lui era un imprenditore, quindi c'era una differenza fondamentale. E quella prima volta ci incontrammo, iniziamo a chiacchierare, poi abbiamo fatto un'intervista, l'intervista andò molto bene, il programma andò molto bene, capitò poi di seguito di dover fare altre interviste, poi io ero consulente di Riccardo Iacona, quindi andavo con Riccardo a fare delle altre interviste a lui in diversi anni, in diverse occasioni. E quello che di volta in volta poi mi colpiva, che quando, adesso non so quanti di voi sono pratici, quando salivo su un posto per fare un'intervista per la televisione, in genere ci sono dei momenti in cui intanto i tecnici montano le telecamere, montano le luci, no? Si chiacchiera, si parla, si fa. E mi rendevo conto che oltre a quello che lui diceva in video, a quello che lui raccontava in video, nei momenti in cui non si registrava, lui raccontava un sacco di cose che erano altrettanto interessanti e che molto spesso non riguardavano l'indagine in quanto tale, il processo in quanto tale, ma raccontavano un vissuto. Tutte queste perle, no? Andavano ad arricchire, come dire, la mia conoscenza, che fino a quel momento era una conoscenza di tipo, tra virgolette, giornalistico, nel senso che facevano show, andavamo, magari avevamo seguito l'inchiesta, si vedevano le condanne, sì. Però non si vedeva tutto quello che c'era dietro quel momento che è il momento pubblico, quello del, tra virgolette, del processo. E a un certo punto ho capito, ho maturato l'idea che forse, oltre a raccontare la scelta fatta, era altrettanto importante raccontare il percorso fatto per arrivare a quella scelta. Perché Gaetano arriva alla scelta di denunciare dopo anni in cui, come dire, mandava segnali allo Stato per dire guardate che c'è qualcosa che non funziona. Lui fa un percorso, che è un percorso di consapevolezza, e alla fine poi quando trova, diciamo, lo Stato attento, no? Allora il suo percorso diviene una denuncia. E poi la cosa formidabile che io ho provato a trasmettere in questo libro, spero di esserci riuscito, è che Gaetano non è stato un imprenditore prima e uno che ha denunciato dopo, ma Gaetano è qualcosa di molto importante per il nostro territorio oggi, a 15 anni da quelle denunce. Perché lui, ma lo dirà poi lui stesso, immagino, ha fatto delle cose che altri collaboratori di giustizia e testimoni, non parliamo di collaboratori, parliamo di testimoni di giustizia non hanno fatto. Per esempio, lui per scelta non ha mai voluto un centesimo dallo Stato, eppure ci sono delle
c'è una ragione in tutto questo, e lui lo dice sempre. Dice, se io fossi andato via, se io avessi cambiato mestiere, se io avessi cambiato nome, se io avessi cambiato qualche stile di vita, comunque sarei stato uno sconfitto. Nonostante la denuncia, nonostante tutto, sarei rimasto uno sconfitto. In questa maniera io vinco. E vinco per una ragione molto semplice. Perché dimostro che si può fare, dimostro che denunciare è possibile, dimostro che dopo aver denunciato si può continuare a lavorare, dimostro che io sono ancora là, che ho fatto una scelta di cui tutt'oggi sono convintissimo, che era la scelta giusta, e soprattutto sono un esempio a tutti quelli che oggi mi dicono ah ma però non so, eccetera, dicono guardate non esiste, non abbiamo più scusanti, e lui è la dimostrazione che non ci sono più scusanti. Denunciare si può, oltre a dovere, e paradossalmente si guadagna in libertà, in stima per se stessi, e si può continuare a lavorare bene, nonostante tutto e nonostante la galera. Secondo me questo è il messaggio più importante, ed è su questo che io sono riuscito a convincere Gaetano a scrivere la sua storia, perché Gaetano non voleva, lui è, non ama stare sotto i riflettori, non gli piace fare il protagonista, però sono riuscito a convincerlo dopo un bel po' di fatica, devo dire la verità, proprio perché gli ho spiegato, abbiamo convenuto poi assieme, che era importante far conoscere questo libro, perché questo libro può raccontare una storia che è una storia